Buongiorno, primo giro 2024, Aegna. No, aspetta, Laghetti. Andiamo, forse qua. Bello qua. Ecco la Val d'Adige, tutto il suo splendore. Signori, si sale. Ed è ripida. Però ci siamo quasi. Benvenuti a Cauria. Welcome in grill. Cos'è il grill? Io ho fame, oh. Eccoci in cima al Prato del Re. Königswiese. O Wiese, Königswiese, zur Königswiese. Signore, appena scoperto che andiamo a fare un sentiero bellissimo, sentiero del Bakersteig. Sentiero più brutto del mondo. Lo odio profondamente, la mia nemesi. E ci sono cascato di nuovo, sono di nuovo qua. C'è un po' un fiume. Il Bagnosteig. Mi sa se mi iniziano a fischiare i freni, già sono triggerato male. Vai, Davide, super vita. La vita, su con la vita. Allora, dovrei rilanciare in teoria, ma qua servirebbe di bike per fare il rilancio bene. Un fastidio mi ha sto sentiero. Ammazzato. Siamo questo Bankerstein. Bella crania da pedale. Anni fa c'ero passato facilmente. Se manubrio si vede, sente che è più largo. Devo dire che la fronte non è che si sassi, non è che dia molta sicurezza, è più indicata la fulpi. Nel resto sappiamo che è anche foglie, c'è la morte.
La morte nera. Ti seguo piano. Hop hop. Dai, il fondo è quello che è. Vedi che mi ricordavo bene che era una stozzeria. Madonna. Io devo cambiare marcia, c'è una marcia qui. Bello, ripido. Vediamo se Paolo lo fa. Grazie. Grande Paolo. Io devo cambiare marcia, che questa marcia qua va a suonare. Si è incastrata la ruota. Ma guarda lì, ma anch'io mi sono un po' incognato lì. Grande ste, mamma mia, grande. Non che verticale, cazzo. Ti ho attaccato i freni, però. Grande. Vai Pablo! Io? Cazzo, ho fatto pure il no express! Il ramo nella ruota! Sto sentiero mi odia con tutte le sue forze, ma è reciproca. Diciamo che non è stata una scelta di traiettoria felice. Cioè, sotto non si sa cosa c'è sotto queste foglie. C'è la morte. Sto pulendo il sentiero con la ruota dietro. Equilibrismo. Grande Paolo. Ops, io ho messo i piedi a terra. Pedalità. Ed vabbè. Niente. Ok. C'è qualcuno che mi frana alle spalle. Sì, che vengono. Tengono, sì, sì. Mamma mia! Io vedo dei rischi. C'è una frana di sassi che mi viene addosso. Aleste, grande. Hop hop. Ai ai ai. Vabbè, diciamo che si è inventata una nuova strada. Madonna, no, ragazzi. Si è vista così e... guardate da sotto perché è veramente ripido. E c'è anche ste, attenzione, penalità, penalità. Simo, scusa. Io ormai sono ciò. Oh, mamma mia! Rischio! La salva. Attenzione! Sì, sì, e vai, ormai si è lanciato. Far male, eh? Ma che ne so, io sto pregando il Signore di non morire. Sto qua, seguo le tracce di Simo e di Paolo. Qua il pezzetto che rompiamo il cambio e moriamo lo salterei. Dai, su, cioè, ma neanche ciclabile. No, cioè, io a piedi qua scendo 30 volte più rapido, cioè, voglio dire. Stai dicendo.
che vanno a fare. Talmente ripido che è strano stare in equilibrio. Non è facile. Ah! L'avambraccio, cazzo! C'è il tendine fiammato. Dai, 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 che lo fai! Grande! Visto? Mamma mia! E Simo va! Abbiamo chiamato Ste per 30 minuti buoni. Bello! Ho fatto la magia. La faccio un po' più larga, però. Diciamo che non sono morto, sono già contento. Se... grande se. Madonna. E qua non mi fido, quindi la faccio a piedi. Fino adesso mica era scivoloso, era ottimo il fondo, no? Vedi quanto era bello. Guidato magari dicevi di no, direi che non mi sembra più guidato. Ok, finito il bunker strike. Spero di non tornarci più. Attenzione! Diventa interessante, è permesso? Mi scusi? Salve, allora, grazie. Sento un rumore di ferraglia che non ho idea di che cazzo sia, va. Spero che sia questo il sentiero e non quello giù. Quello è un traversino elettrico. Ripido.
scorso, cazzo, ho fatto fuori due volte il pompante. Addirittura? Sì. No, vabbè, il danno più grosso è venuto all'inizio con la rotta il mozzo posteriore. Come hai fatto a rompere il mozzo? Sì. È la prima volta che sento uno. Il filetto. Ah, il filetto, vabbè, sì, quello si può spanare. No, capito, tipo pensavo che l'avessi tranciato, infatti dicevo, come cazzo? L'hanno sostituito e mi hanno messo un rato. Ah! Ti hai dato una spallata all'albero! Ma prendiamo gli alberi a spallate! Che la natura la odiamo! Qualcuno qua mi sa che andava dritto. No, direi di no. Il discorso è sempre di mettere le mani a portafoglio. Le mani a portafoglio, anche. Anche i denti. Anche il dentista. Sempre il portafoglio, eh. Sempre il portafoglio, certo. Bello, eh? Occhio lì. Quello che infatti ho detto occhio perché. Cazzo! Duro! Vista all'ultimo. Buono, adesso è finita però. Mamma mia. Siamo sopravvissuti. Ci siamo abbronzati. Posso andare a lavorare per oggi.